Buongiorno e buona giornata a voi tutti, cari amici. Bene, a breve ci sarà il collegamento telefonico con il nostro caro Nicola Zecchillo. Intanto, oggi abbiamo anticipato il nostro appuntamento dal Deluxe Show per altri impegni che mi riguardano, perché appunto io faccio più o meno la gestione di tutto, contribuisce anche Nicolo ovviamente con il collegamento telefonico. Bene, vediamo se il nostro caro Nicolo risponde. Risponde la segreteria Bene, al telefonica. momento non riusciamo a rintracciare Nicola, ma siamo sicuri che a breve lo faremo. Intanto, ascoltatevi la nostra bella sigletta. Anzi, no, ci sta chiamando la sigla dopo. Ciao Nicola, buongiorno. Siamo in diretta qui, io oggi direttamente si va attraverso la piattaforma Facebook, quindi vuoi salutare tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento? Allora, ho letto su una delle nostre testate giornalistiche tranesi che ovviamente tutti i nostri concittadini, compresi noi due, sanno che cioè, scatta proprio tra poco il triduo dedicato al crocifisso di Colonna. Quindi ho letto, anzi, che già da questa sera ci sarà una veglia vocazionale. Ti informo per dire che alle 8 di questa sera, alle 20, su ICTV Amica 9 Teleregione credo sia canale 14, giusto? Alle ore 20, veglia vocazionale del nostro arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, credo da Biceglie, se non ho letto male. Poi ovviamente nel triduo da venerdì a domenica le varie celebrazioni eucaristiche e la chiusura ovviamente domenica alle ore 10 del mattino, dove appunto l'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo celebrerà la Santa Messa presso il monastero di Colonna. Ovviamente anche la messa di domenica sarà possibile vederla appunto sulle reti televisive che ho citato prima. Bene, a questo punto diciamo siamo oggi al 30 aprile, caro Nicola, quindi il nostro appuntamento per vederci di persona sta arrivando a grandi passi, no? Visto che il 4 maggio si può uscire, vabbè, noi ci vedremo il giorno dopo perché a lunedì dovrei avere l'incontro con l'altro mio amico. Comunque ne approfittiamo per dire che diciamo magari martedì quando ci vediamo oppure al mattino senza aspettare quando ci vediamo. Diciamo, facciamo il nuovo appuntamento per la settimana prossima del Deluxe Show. Sei contento? Allora, bene, ho letto inoltre che, insomma, purtroppo
Qui a Trani abbiamo ben 25 casi positivi del coronavirus, tra cui due guariti, 5 decessi purtroppo, e i rimanenti invece in isolamento. Comunque adesso, come dicevamo anche ieri, sembra che praticamente le mascherine saranno vendute ad un prezzo fisso, ovviamente esclusa la percentuale dell'imposto valore aggiunto dell'IVA. Sì. Quindi finalmente potremo trovare le mascherine in vendita. Farmacie, parafarmacie, quindi. Niente, comunque volevo, diciamo, motivare questa scelta di anticipare oggi il nostro appuntamento con Deluxe Show perché subito dopo, alle ore 11, ho così un altro piccolo impegno qui tra le mura domestiche, quindi proprio per questo ho deciso, insieme con il tuo consenso, di anticipare l'appuntamento di oggi. Bene, ma adesso volevo capire un po', caro Nicola, parliamo di musica, parliamo di radio. Tu solitamente, per esempio, quali radio ascolti? No, nel senso, qualche volta ascolti Radio Canale 93 o Radio Bombo. Io comunque nella mia stanza con il decoderino ho notato che la RAI ha una sorta di canale radio che si può vedere tramite appunto il digitale, cioè ascoltare più che vedere, che si chiama RAI Radio Tutta Italiana, che poi diciamo potremmo paragonarla quasi a Radio Italia anni 60. Il canale non mi ricordo bene, comunque poi ti farò sapere in privato. Però ti ricordo, questa si trova solo sul digitale, quindi andando cioè accendendo il televisore, diciamo il decoder, vai sulla sezione radio del digitale terrestre e trovi questa radio qui che si chiama Rai Radio Tutta Italiana. E inoltre, sempre sul digitale, cosa che ho sentito proprio questo lunedì, che Radio Selene, anche lei è riuscita ad acquisire una frequenza per avere la stazione radio sul digitale terrestre. Ovviamente, chi non ce l'ha sul suo decoder, basta che fa una semplice risintonizzazione automatica dei canali che si aggiungerà. Come per esempio alcune radio, ovviamente parliamo delle radio più o meno top, hanno praticamente anche la radio e televisione, cioè nel senso. Eh sì, per esempio, no, Radio Norba Television, oppure Radio DJ TV, o la stessa Radio Italia, anche il canale che si può vedere. Ci sono alcune radio che si possono sia sentire che vedere sul digitale terrestre, come anche. Mi sa che finalmente è stata sbloccata anche Radio 105 TV e quindi per il resto, insomma, la giornata anche oggi abbiamo un bel sole. Vabbè, ieri c'è stato un piccolo appannamento, qualche nuvola,
Niente, poi tutto apposta a te? Sei pronto per riprendere ad uscire? Però mi raccomando, una cosa che dobbiamo rispettare tutti, ovvero dobbiamo avere le mascherine. Ok, va bene, caro Nicola, abbiamo fatto già belli 10 minuti abbondanti, quindi io penso anche per recuperare un po' del tempo di ieri, ci vediamo, cioè ci sentiamo privatamente più tardi, e anche via Facebook. Grazie ancora anche quest'oggi per la tua presenza tramite il collegamento telefonico. E mi raccomando, cosa dobbiamo dire agli amici a casa? Che quando facciamo il Deluxe Show ci dovete seguire. È vero? Anche perché non costa niente, non si paga niente, è tutto gratuito. Beh, caro Nicola, io ti saluto, ti auguro una buona giornata. Come ho detto, ci sentiamo privatamente per il Deluxe Show, quindi vediamo tra lunedì e martedì. Beh. Caro Nicola, ci sentiamo, buona giornata. Ciao. Allora, cari amici, ecco, spero vi sia piaciuto questo confronto telefonico. Ora andiamo con la sigla finale e poi il saluto. Bene, cari amici, siamo alla conclusione. Io vi ricordo che potete seguire sui miei vari canali social, tra cui YouTube, Nicola De Lucia, Facebook, Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television, Twitter, Nicola De Lucia e Instagram, Nick De Luca 94, tutto attaccato, le due C, C e non K, 94 a numero. Bene, grazie a tutti, buon proseguimento di giornate, alla prossima, ciao! Mi raccomando, sempre in salute, ciao a tutti!